Buon pomeriggio a tutti. Allora, oggi il qui presente professore Pietro Veronà presenterà uno dei suoi l'ultimo suo libro, che si intitola C'era una volta la relatività ristretta. Innanzitutto, parlando del professore Veronà, la prima cosa che ci viene in mente è appunto l'impegno con il quale egli dedica il suo tempo. Il professore riesce a far conoscere a noi alunni due delle materie appunto più complesse, come ha detto Rocco, facendoci vedere da diversi punti di vista e quindi facendoci conoscere la realtà in ogni sua parte. Questo libro appunto è la dimostrazione, un mezzo attraverso il quale un alunno può approcciarsi anche in modo piacevole e in modo divertente. Quali sono stati i motivi, diciamo, che l'hanno spinto a scrivere questo libro? Allora, sicuramente mi ha spinto la curiosità di approfondire un argomento che non conoscevo, come ho detto durante la presentazione. La relatività non fa parte dei miei studi universitari, quindi questa è stata un'occasione per prendere i libri in mano e cominciare a lavorare su un argomento che apparentemente pensavo che fosse ostico, in realtà lo è, però ho capito anche che andando avanti, studiando, ricercando, le cose più difficili poi si possono superare con quell'interesse e quella voglia di conoscere.